L'istituto di credito del signor Montes ha compiuto un'azione pervicace di ostruzionismo per evitare che il suo mutuo passasse ad un'altra banca. Questo in palese violazione della legge che invece ne consente il trasferimento gratuito ed automatico. È a causa di questa situazione che Giovanni Montes si è tolto la vita, signor giudice. E di questo, in nome e per conto della signora Laura Montes e di suo figlio che sono qui presenti, chiamiamo a rispondere l'istituto di credito. Prego, vi ascolto. Prima di tutto, signor giudice, mi consenta di porgere le nostre condoglianze alla signora Montes e di ricordare all'avvocato che cambiare un mutuo non è esattamente come cambiare un'automobile, ma una cosa molto più complicata. Sfortunatamente la burocrazia prevede un iter preciso. Innanzitutto parlo io con il cliente che ha chiesto il trasferimento e gli do un primo parere. Poi lo affido a un impiegato che elabora la pratica e provvede a mandarla alla sede per la delibera di settore. Se la somma in questione supera un certo importo, il funzionario trasmette la pratica all'amministrazione centrale a Milano. E lì inizia un altro iter. Cioè? Le domande di trasferimento sono un'infinità e possono passare mesi prima che la direzione completi l'esame della posizione di un cliente e conceda il nulla osta. Solo che in questo caso, signor giudice, i mesi sono diventati anni. Quindi lei nega di aver ostacolato o ritardato in qualsiasi modo il trasferimento di quel mutuo? Certo. Montes mi era anche simpatico. Continui pure, avvocato. Simpatico, ha detto. Quindi, dottor Fanti, se uno è antipatico, può succedere che venga ostacolato? Signor giudice, tono e contenuto della domanda sono tendenziosi. Forse ha ragione, ma almeno è chiara e inequivocabile. Risponda, la prego. Quello che intendevo dire è che avevo capito che era in una situazione difficile e cercavo di aiutare il signor Montes con i mezzi a mia disposizione. Tutto qui. Perché il signor Montes non ha chiesto di rinegoziare il mutuo direttamente con voi? Per quale motivo voleva cambiare banca? Non lo so. Forse credeva di ottenere condizioni più favorevoli. Dottor Fanti, lei ha mai chiesto favori o regali ai suoi clienti in cambio di agevolazioni nelle condizioni dei mutui? Lei sta offendendo un testimone. Il suo modo di porre le domande è indecente. Che so, una pelliccia per sua moglie, magari fatta con le pelli che uscivano dalla conceria del signor Montes. È una calunnia. Questo lo stabilisco io. Avvocato, ha elementi di prova sulla domanda che sta ponendo al teste? Non al momento, signor giudice. Allora sappia che da questo momento in poi non le consentirò di fare altre insinuazioni. Si attenga ai fatti. Ricordo che in quel periodo non c'era soltanto la pratica del signor Montes. Ce n'erano altre da seguire che erano ancora più urgenti. Prestiti sempre più rischiosi, importi sempre maggiori, più rate che risultano inevase. Spesso capita di dover gestire anche più di 100 pratiche nello stesso periodo. Ricordo che stavamo aspettando che il fascicolo di riferimento arrivasse al nostro ufficio dalla sede centrale. Il direttore ha fatto il possibile. Come sta andando? Hanno tutti paura. Dall'elenco delle telefonate fatte col cellulare risulta che fino all'ultimo giorno il signor Montes ha chiamato più volte un numero della banca. Non saprei, avvocato. È un numero interno, il 476. È quello del mio interno, perché ero io il suo referente in banca. Certe volte mi aspettava all'uscita dal lavoro. Mi implorava di dargli una mano a accelerare la sua pratica. Insisteva, mi chiedeva una soluzione. La sua rata mensile da noi era quasi raddoppiata. Non potrò mai dimenticare la disperazione che quel giorno aveva negli occhi. Era stata lei a suggerirgli il mutuo a tasso variabile? Sì. E per questo confesso che mi sentivo in colpa. Così mi avevano ordinato di dirgli che al momento della delibera era l'unica strada percorribile. Avrei voluto aiutarlo. Forse avrei anche potuto fare qualcosa, perché tecnicamente dipendeva da me, ma la pratica non mi era mai tornata sul tavolo. Avvocato, se lei ha finito... No, signor giudice. Ho un'ultima domanda. Adesso gli do il colpo di grazia. E che ne sai? La conosco da un po'. Finora lei è stata l'unica ad averci dato qualche elemento utile per capire meglio come funzionavano le cose in banca. Adesso vorrei sapere... Il suo è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato?
La conosci bene? No. Prego, sia più precisa, signorina. Il mio contratto di lavoro scade fra 6 mesi. Non vedo quale possa essere il nesso, signor giudice. Grazie. Ho finito. L'udienza è aggiornata. Com'è andata? Abbiamo dimostrato che quando c'è la volontà, un trasferimento può essere fatto in tempi rapidi. Ora dobbiamo provare l'intenzionalità della banca nel ritardare la pratica. E non sarà assistenza sul piano delle prove, lo so. Incastrare una banca è come cercare di prendere un'anguilla con le mani piene di grasso. Sei andato via subito. Perché non mi hai aspettata? Avevo una cosa urgente da fare in procura. Posso sapere? Un paio di domande su quel tentato omicidio. Cos'era questa storia della pelliccia regalata dal direttore alla moglie? Una specie di tangente che aveva chiesto a Montes per risolvere tutta la faccenda senza cambiare banca. Montes si era indignato e aveva chiesto di trasferire il mutuo. Hai testimoni? Lo ha detto Montes alla moglie. Allora non serve a niente. Però ha impressionato il giudice. Brava. Altri effetti speciali? In parecchi hanno risposto all'annuncio sul giornale. E sono anche pronti a testimoniare. Vedi? Questo li spaventa. Fai sapere a quelli della banca che siamo pronti a riempirli di citazioni. Una bella azione collettiva di risarcimento. E vuoi farla partire subito? No, no, a fine processo. Se le cose vanno come spero e li mettiamo con le spalle al muro, vedrai che scenderanno a patti senza aspettare la sentenza. Con un bel risarcimento per la signora Montes. Secondo me, se vedono che la banca rischia, vedrai che sacrificheranno uno di loro. Non gli mollare neanche un teste. Tienili sulla corda. Ogni udienza, ok? Adesso ti riconosco. Così mi piaci. Rocco, ma come stai? Non me lo chiedere ogni volta che mi vedi. Ciao. Come va? Bene. Senti, devo chiederti una cosa. Secondo te Rocco sta bene? Considerando tutto quello che è passato, direi che sta davvero alla grande. Perché? Non lo so, mi sembra arrabbiato con me. Con te? Ma se sapessi tutte le prediche che mi ha fatto, me le ha dette di tutti i colori. Allora non è solo con me. Ma dai, ormai lo conosci. Tocca a noi tenerlo su, altrimenti qua dentro diventa davvero un manicomio, Sei un amico. Certo che lo so. A domani. A domani. Ciao.